Bene amici, oggi nuovo video per tutti coloro che hanno soprattutto una moglie che si lamenta del poggiatesta scomodo della nostra Tesla. Come sapete, il nostro poggiatesta per dormire non è il massimo perché la testa ciondola un po', ma anche per chi magari ha problemi di cervicale e vuole un appoggio migliore per i viaggi, soprattutto a lunga percorrenza, questo accessorio potrebbe tornare utile. Seguitemi in questo video se volete scoprirne di più. Cari amici, svariati mesi or sono ormai, Jeslak mi ha mandato un poggiatesta che per un motivo e per un altro non ero mai riuscito a recensire. Quindi oggi colgo l'occasione che devo farmi 5 ore di viaggio per andare a Livigno con lampi di Tesla per la nostra pistata sul ghiaccio che poi vedrete nei prossimi video, per potervi presentare e installare questo simpatico gadget che mi ha mandato per l'appunto Jeslak, come dicevo poc'anzi, che potrebbe risolvere il problema a tutti coloro che, come il sottoscritto, hanno una moglie che si lamenta sempre del poggiatesta della Tesla, perché effettivamente per riposare magari durante un viaggio non è particolarmente comodo, perché la testa tende a ciondolare un po' e poi non è particolarmente morbido e confortevole. Quindi andiamo un po' a scoprire il contenuto di questo pacco che mi è arrivato appunto dall'azienda, che ormai ho da qualche mese a questa parte. Me l'hanno inviato bianco, chiaramente come i sedili che possiedo, tra l'altro è un bianco traforato, come vedete, esattamente come i fori della cover che ho per i miei sedili, quindi è veramente, sta benissimo, sta in pandan. Quindi qual è lo scopo di questo cuscino? È innanzitutto la possibilità di appoggiarsi in modo più morbido a una superficie che effettivamente è bella, piacevole, morbida, stesso tipo di pelle, anzi forse migliore addirittura quello rispetto a quello originale, sembra più morbido. E poi è composto da queste altre componenti che permettono poi di fissare questo poggiatesta al nostro poggiatesta originale. Lo scopo poi di questo poggiatesta è anche permettere di avere un attacco per poter magari montare un tablet al posteriore e magari intrattenere magari i figli più piccoli che durante magari un lungo viaggio si possono annoiare giustamente di stare là dietro seduti e come facevamo noi quando eravamo giovani, che chiedevamo tra quanto si arriva, tra quanto si arriva, tra quanto si arriva, loro magari con un bel cartone animato o un film o quant'altro magari stanno un pochino più tranquilli. Ora andiamo a montarlo e vediamo un attimo come sta esteticamente questo gadget. Benissimo, visto che il gadget è destinato al comfort di mia moglie, andremo a montarlo chiaramente sul sedile lato passeggero. Allora, la guida dice praticamente di montare questo per primo. C'è un up e un down, quindi andremo a metterlo in questo modo. Ok, perfetto. Questa è la prima componente che va montata. E poi successivamente andremo a installarci questa. Allora, vediamo un po' come possiamo infilarla. Ok, dovrebbe andare così. Down, up and down. Quindi questa va chiaramente inserita. Una e... perfetto, una volta che con un po' di forza sarete riusciti a installare questo componente che veramente poi non si muoverà più, ok. Benissimo, una volta che abbiamo finalmente installato questo componente potremo andare a installare il secondo, quindi il cuscino. Anche qui abbiamo un sopra e un sotto, indicato dalle frecce, quindi dovremo semplicemente andarlo a infilare qua davanti. Allora, uno e due. Questo sarà regolabile in alto e in basso a vostra preferenza, quindi con le due alette tipo palette del cambio avrete la possibilità di regolarlo in su o in giù in base all'altezza di chi lo dovrà utilizzare, e quindi l'installazione è completata. Ora vi faccio vedere qua dietro come è fatto e poi andiamo un po' a provarlo insieme. Eccoci qua col dispositivo. Ora io ho il sedile molto indietro, colgo l'occasione per sfruttare ogni tanto
la possibilità di utilizzare il mio display posteriore per fare questa operazione, che mi è anche comoda in questo momento. Perfetto, guarda, mi sono un po' più comodo. Ora vediamo la parte a retro di questo dispositivo come funziona. Come vedete, qui ci sono due alette che ci permettono di girare questo porta smartphone o porta tablet a nostro piacimento, e in più abbiamo queste due pratiche linguettine che ci permetteranno di fare qualche porta oggetti, porta abiti o qualunque cosa abbiate bisogno di inserire in queste alette. Nel nostro caso abbiamo un tablet, prendo il mio caro iPad e vado a capire che sicuramente lo dovrò inserire con queste due alette, una sopra e una sotto. Facciamo il contrario, magari mi riesce meglio. Una e due, perfetto, voilà, adesso lo centro. La cosa è bella perché si può mettere sia così, si può addirittura regolare in basso e in inclinazione, molto interessante. Quindi anche un bambino più basso gli si può dare un'inclinazione in modo che possa averlo in modo corretto, altrimenti può stare bello centrato. E quindi a questo punto possiamo chiaramente aprire ad esempio Netflix, andare su Netflix e poterci godere una bella serie TV. Quindi sistema al posteriore comodissimo per poter integrare, come vedete, un porta tablet, ma funziona chiaramente anche con uno smartphone. Ora andiamo all'anteriore per poter vedere se effettivamente è comodo o meno il dispositivo. Poi lo farò provare alla moglie per il viaggio in montagna e vediamo cosa ne pensa lei. Bene, eccoci arrivati qui all'anteriore. Come vedete, questa è l'estetica che si presenta nel momento in cui andiamo a montare questo cuscino, che ripeto è bello morbidone e devo dire che sembra molto ben fatto. Quindi ora andiamo, oltre a vedere se è ben fatto, a provarlo. Io sono alto 1,85 m e come vedete, regolandolo abbastanza in alto, ho perfettamente il cuscino all'altezza del collo. E vi dirò, allora, dovete inclinare leggermente di più lo schienale rispetto al normale, se no tendete a stare un po' troppo dritti, però nel momento in cui lo regolate nel modo giusto, ecco che la posizione questa qui è assolutamente comoda. E vi dirò, cavolo, non mi aspettavo un comfort del genere. Devo dire che per viaggiare, soprattutto per farsi un bel sonnellino, potrebbe essere assolutamente la svolta. Chiaramente lo si può alzare e abbassare a piacimento, chiaramente ognuno lo dovrà regolare, ma in modo molto comodo, appunto usando le levette qua. Io che sono appunto alto ce l'ho quasi al limite più estremo, ma devo dire che è assolutamente piacevole viaggiare con questo dispositivo, soprattutto perché, ripeto, spesso e volentieri chi è al posto del passeggero ogni tanto si fa la classica pennica nei lunghi viaggi. Quindi promosso come gadget. Per questioni tecniche andrò qui a chiudere il video. Comunque poi il pensiero di mia moglie dopo 5 ore di viaggio ve lo lascerò scritto nei commenti, quindi vi aspetto anche voi nei commenti per andare a leggere ciò che aggiungerò successivamente, ma soprattutto per darmi il vostro pensiero di quello che possa essere questo gadget, se l'avete ritenuto una cosa interessante oppure una cinesata. Con questo per oggi è tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!